Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, mi è stato chiesto di realizzare un piccolo tutorial per vedere come si può fotografare un oggetto, in questo caso sempre una delle mie amate penne stilografiche. In particolare qui stiamo parlando, vediamo se riesco, ecco, a farvela vedere per bene, una Parker 45 Flighter. La Parker 45 è una, forse la penna stilografica più venduta nel mondo, sicuramente la più venduta di Parker. Come si può fotografare, fare della buona fotografia still life con il cellulare, con lo smartphone? Perché questo? Probabilmente mi è stato chiesto perché molte persone vorrebbero fare delle belle fotografie da mettere sui social, sui loro siti e così via. Allora, vediamo come si fa. Dunque, intanto, prima cosa, come vedete qui sono praticamente al buio, ho un po' di luce che proviene da quella porta ma che non influisce praticamente sulla mia scena, però quest'altra parte della mia stanza l'ho oscurata. Perché? Perché voglio una luce molto concentrata in questo caso, e la luce molto concentrata in questo caso ce l'ho dal mio beauty dish e da una lampadina LED che ho a casa. Ora, qui sul beauty dish voi vedete che c'è una sorta di copertura. Che cos'è questa copertura? Beh ragazzi, non è altro che carta da forno. Ho messo questa carta da forno perché questa carta da forno fa benissimo la funzione del diffusore di luce. Quindi la luce che raggiunge i nostri oggetti, gli oggetti da fotografare, come vedete è molto molto morbida. Ed era l'effetto che volevo, cioè non volevo delle ombre dure. Inoltre, come vedete, ho messo la luce a 45 gradi sopra inclinata di 45 gradi sopra ai soggetti che voglio fotografare. Perché questo? Perché ai nostri occhi una luce che proviene d'angolo e dall'alto è una luce naturale, cioè è la luce del sole alla quale noi siamo abituati. Se mettessi la luce, potrei farlo ovviamente, potrei mettere la luce che viene qui dal basso oppure che viene direttamente di fianco, ma ai nostri occhi verrebbero fuori dei riflessi di luce e delle ombre innaturali. Quindi io invece voglio una fotografia con delle luci e delle ombre che siano naturali. Quindi, se primo consiglio che vi posso dare è: oscurate la stanza nella quale volete fare la vostra fotografia, fate un piccolo set come quello che ho fatto io con un semplice foglio di carta. Vedete che ci sono dei pannellini che sono dei fogli di polistirolo che ho recuperato da una scatola che avevo in garage, e poi vi serve una luce, una fonte di luce. Io in questo caso ho questo beauty dish, ma voi potete utilizzare una lampada di qualsiasi tipo, e diciamo ricoprite la fonte luminosa con un materiale come la carta da forno che faccia da diffusore, va bene? Ok? Nell'altro caso non ne ho bisogno perché già vedete che la lampadina ha una copertura traslucida, per cui non c'è una fonte di luce diretta. Ora, quindi, come vedete, il set è molto semplice e a costo praticamente zero, va bene? Adesso ho scelto di fotografare il solito trittico che fotografo così, che avete visto anche voi. Thank you.
vanno da 3500 a 4500, 5000 gradi Kelvin. Voglio concentrarmi direttamente sulla mia stilografica. I parametri di scatto sono rimasti.
ringrazio, buona fotografia a tutti, alla prossima, ciao!